pilota ha fatto su Genova di un'infrastruttura che prevede questa colonnina di ricarica, che tra l'altro è un sistema completamente aperto, nel senso che viene gestito attraverso i computer, attraverso modem, ma anche da remoto, con la possibilità quindi di gestire il pagamento con carte ricaricabili, oggi con carte ricaricabili, in futuro possibilmente con le carte di credito o alcun altro, in relazione alla sostituzione di quello che è un pieno elettrico rispetto a quello che oggi è il pieno che si va a fare da un normale distributore di carburanti, quindi ci sono i veicoli di tipo tradizionale. Il mezzo è la Smart di Mercedes-Benz, perché l'accordo è nella distribuzione, nel Mercedes sulle Smart prevede una certa tipologia di mezzo con la possibilità di ricarica non solo presso le colonnine stradali, ma presso qualunque punto dove esistano delle prese normali, normalissime prese scivo, come quelle che sono in dotazione ai nostri strumenti certificati. Vi è la possibilità di avere oltre queste colonnine, con quella installata a Sestri, dei punti anche di ricarica tipo un po' diverso, molto somigliante ai nostri contatori elettronici, con degli attacchi anche di compresa asciutto per ricordare le prese. È un sistema, ripeto, molto aperto, un sistema che intendiamo, stiamo portando avanti con il Comune di Genova per quanto riguarda il primo step, direi, di questo molto più ambizioso progetto che è la City di Genova, che prevede molto, ma è la prima realizzazione che facciamo, l'abbiamo fatta in tempi, devo dire, assolutamente rapidi, e andremo a realizzare nel corso dell'anno, con le tempistiche che andremo a definire insieme al Comune, tutte le altre 12 12 apparati di ricarica, i siti che abbiamo già definito con l'amministrazione comunale, il protocollo di congiunti. Dovreste avere c'è sì, la sì.